andiamo a vedere nella parte superiore che abbiamo la barra dei menu. La barra dei menu non è altro che un insieme di comandi che scorrono a cascata con delle finestrelle e ci sono alcuni comandi che al suo interno avranno degli altri comandi che serviranno delle funzioni ben specifiche, ma lo vedremo più avanti nelle prossime lezioni. Nella parte sinistra c'ho la barra degli strumenti. Ogni quadratino mi rappresenta uno strumento. Nella parte destra c'ho le palette. Le palette si animeranno nel momento in cui vado a creare un nuovo documento, un nuovo file, oppure vado ad aprire un file già creato. Da qui posso decidere se creare un nuovo documento oppure aprire un documento già salvato, un disegno già salvato. Se volessi creare un nuovo documento, posso creare il documento attraverso un template già salvato oppure partendo da zero. E quindi un documento nuovo creato senza nessun template, senza nessuna, diciamo, interfaccia già di default. Quindi per creare un nuovo documento partendo da zero andiamo nel menu File, New, comparirà una schermata dove abbiamo innanzitutto la possibilità di modificare il nome del documento mettendo il nome che preferiamo. Ecco qui, andiamo a mettere primo disegno come nome del nuovo documento. Bisogna impostare delle dimensioni che Illustrator propone di default diciamo come predefinito in 210 mm, 297 mm altezza e larghezza. È praticamente la misura del formato A4. Ma questa è una dimensione standard di un foglio da stampante. Possiamo lasciarlo com'è oppure, se vogliamo, lo possiamo cambiare scegliendo un altro formato, formato già predefinito, quindi A3, B5, B4, oppure andando, a intervenire all'interno di queste caselle che, mi daranno la possibilità di modificare la dimensione del foglio da creare. Qui posso decidere l'unità di misura di questa dimensione, quindi possiamo scegliere dal menu a discesa l'unità di misura che ci è più comoda, quindi millimetri, centimetri, pixel, eccetera, eccetera. Poi abbiamo l'orientamento del foglio. Possiamo scegliere fra l'orientamento verticale e l'orientamento orizzontale. Ed infine, nella scheda avanzata, dobbiamo scegliere il metodo del colore. Quindi scegliamo CMYK per produrre un lavoro destinato alla stampa. Oppure possiamo scegliere RGB se invece stiamo impostando un lavoro per il web. Ecco, per questo primo esempio scegliamo RGB e anzi scegliamo CMYK e facciamo OK per avere ovviamente la creazione del primo documento. Possiamo notare come le palette si sono animate e quindi abbiamo già dei colori sulla destra e delle varie caratteristiche per quanto riguarda anche il foglio appena creato. Andiamo ora ad analizzare
sulla parte sinistra la barra degli strumenti. Innanzitutto, per attivare uno strumento è sufficiente cliccarci sopra una volta, quindi basta cliccare sopra una volta e io vado ad attivare il relativo strumento. Tenendo cliccato per qualche secondo il pulsante del mouse, possiamo visualizzare invece gli strumenti nascosti. E che sono visibili ovviamente se hanno questo triangolino inferiore in basso, vedete? Quindi tengo premuto e vado a visualizzare quello che è un sottomenu dello strumento stesso, quindi sono degli strumenti nascosti che ho all'interno di questi strumenti che hanno il triangolino in basso. Quindi ovviamente ogni strumento che vado a scegliere mi viene anche evidenziato e quindi descritto nella barra sotto, nella barra di stato. Quindi la barra di stato mi dà la possibilità quindi di avere una descrizione dello strumento attivo e posso tra l'altro poi in questa barra visualizzare diverse informazioni, quindi per esempio posso visualizzare anche lo zoom e le pagine che sono contenute all'interno di questo documento. Perfetto, Illustrator mette a disposizione molte palette differenti. Teniamo sempre aperte le palette che usiamo più spesso, ma possiamo nasconderle tutte o visualizzarle nuovamente in qualsiasi momento. Per fare ciò, con sistema Windows basta tenere premuti i tasti maiuscolo Tab. Quindi maiuscolo tab, vado a diciamo rimuovere la visualizzazione di queste palette e ripremendo ottengo nuovamente queste palette visibili sulla mia schermata. Inoltre posso ridimensionarle, ma comunque è consigliabile tenere in ordine l'area di lavoro, onde evitare inutili sprechi di tempo per spostare, ridimensionare o aprire le palette e quindi tengo quelle che effettivamente vado ad usare. Sempre per quanto riguarda le palette, posso decidere anche la dimensione. Notate. Basta trascinarle così, tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, oppure li posso togliere e quindi avvicinarle, staccarle dalla barra destra o rimetterle in base all'ordine che ovviamente più mi piace o che più preferisco. Uno strumento che andiamo subito ad attivare è lo strumento zoom. Ecco qui, è questa lente di ingrandimento. Lo strumento zoom mi dà la possibilità, cliccando ripetutamente sul disegno, di ingrandire il disegno fino a 6400 di percentuale. Sotto io nella barra di stato c'ho la percentuale. Ora sono al 200%. Oppure possiamo ingrandire un'area, vedete, un'area del disegno, cliccando sempre con il tasto sinistro e trascinando per creare quest'area di disegno. Ora ho fatto una selezione zoomandola al 500%. Per rimpicciolire, per quanto riguarda il sistema Windows,
devo tenere premuto il tasto Alt e vado a premere e quindi a cliccare più volte sul foglio affinché io riesca ad ottenere lo zoom preferito, quindi la dimensione preferita. In questo caso io sono a 150%. Per quanto riguarda invece i sistemi Mac, per ridimensionare devo tenere premuto l'opzione. Un altro strumento che è uno strumento molto comodo che per me permette sempre di avere sotto controllo la visualizzazione della tavola di disegno è il navigatore. Per attivare il navigatore vado su View. Anzi, ce l'ho qui, scusatemi. Window, Navigator, e attivo il navigatore. Notiamo questo quadratino rosso, un rettangolo rosso, è contrassegnata l'area del foglio visualizzata in questo momento. Posso spostare questo rettangolo, vedete? Cliccando e trascinando, e verrà immediatamente aggiornata, di conseguenza anche la visualizzazione della tavola. Poi c'ho, la percentuale di zoom attuale, come vedete è 150%. Questa percentuale è possibile modificarla, semplicemente scrivendo un altro valore, quindi 100 per esempio, 100%, oppure posso praticamente intervenire spostando verso sinistra o verso destra questo strumento, questo triangolino. Abbiamo la possibilità di avere diverse visualizzazioni. Possiamo, per esempio, mostrare i disegni in anteprima a colori, e questa è la prima schermata preview, oppure posso praticamente passare alla modalità solo contorno e quindi vado a visualizzare solo contorno. E quindi posso modificare, come notate da questo comando View, le visualizzazioni dopo la stampa, oppure solo contorno, oppure la visualizzazione grafica che è l'anteprima a colori. Il puntatore del mouse assume forme differenti a secondo dello strumento attivo. Notate? In base allo strumento che io vado ad attivare, il puntatore assume una forma diversa. Possiamo in base alla quantità di memoria disponibile, annullare oppure ripristinare un numero illimitato di operazioni che abbiamo fatto con Illustrator. Per annullarle possiamo andare su Modifica, Annulla. Ecco, per impaginare un volantino oppure un layout di un sito è importante allineare con la massima precisione i vari elementi. È molto difficile farlo ad occhio ed è un'idea pessima, soprattutto perché Illustrator ci mette a disposizione strumenti molto semplici per poterlo fare. Per prima cosa, quindi, andiamo a visualizzare i righelli. View, righello, show, righello. Ecco, c'ho un righello nella parte superiore del foglio e un altro righello nella parte sinistra. Quindi mostro i righelli e ovviamente potrei effettivamente
utilizzare anche i menu, quindi di scelta rapida, oppure utilizzare i tasti da tastiera, combinazioni di tasti da tastiera, per visualizzare, quindi per mostrare o non visualizzare i righelli. Per esempio, con il sistema Windows, facendo Ctrl più R, io semplicemente vado a mostrare o non mostrare i righelli su questo mio primo foglio. Per cambiare l'unità di misura dei righelli in modo rapido, possiamo fare tasto destro, quindi clic tasto destro sul righello del mouse, e notiamo che possiamo da qui modificare l'unità di misura dei righelli, quindi millimetri, centimetri oppure pixel, eccetera, eccetera. Uno strumento indispensabile per una corretta impaginazione e quindi per poter creare in effetti degli oggetti ben allineati, questo strumento sono le guide. In Illustrator esistono diverse guide, per esempio le guide a righello. Sono delle rette orizzontali e verticali che sono utilissime per l'allineamento. Si creano semplicemente così, trascinando, quindi tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, per esempio per quanto riguarda una guida orizzontale, trascino dal righello verso giù, tenendo premuto verso il foglio, nel momento in cui io libero, in base alla posizione desiderata, ho creato una guida orizzontale. Allo stesso modo per quanto riguarda le guide verticali, tenendo premuto il sinistro, trascino dal righello sinistro verso il foglio e ho creato un'altra guida che è una guida verticale. Guardate, molto semplice, quindi per creare delle guide per poter poi allineare gli oggetti o comunque i vettori che stiamo creando. Ed in ultimo, ma non meno importante, uno strumento che mi dà anche la possibilità di allineare degli oggetti e quindi dei disegni è la griglia. La griglia è un reticolato che viene visualizzato nell'area di lavoro per aiutarci ad allineare gli oggetti. Andiamo a visualizzarla, quindi strumento visualizza, guida. Ecco, io ho visualizzato la griglia, vedete, è un reticolato che praticamente mi aiuta perfettamente ad allineare gli oggetti. Posso visualizzarlo oppure togliere questa griglia nuovamente sul mio foglio.